Salve Gente, gente! benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui perché abbiamo scoperto che è vero che Little Nightmares 2 è un prequel della storia, ma c'è il prequel del prequel, ragazzi, che si chiama Very Little Nightmares, un'applicazione per cellulare, e noi abbiamo deciso di esplorarla per voi e con voi, sperando che ci possa illuminare e dare ulteriori informazioni sulla storia. Andiamo al Andiamo! video. Vediamo un po' questo giochito, cosa ci dirà. Non so neanche come si gioca perché... Ok. Non sappiamo alcuna informazione, sappiamo solo che è un prequel del prequel, quindi è il primo gioco a livello cronologico. A quanto pare c'è Six, Siamo quindi siamo Six. Six. In quale periodo della storia? Boh, Si sa. vediamo. Teoricamente prima che Poi sale... si Cioè, svegliano prima che... sempre proprio come se si stessero svegliando da un incubo, Little Ok. Nightmares. Ignomini! Non so come... Ah, ok, ci si muove con il cursore. È un punta e clicca questo giochito. Quindi penso che dobbiamo andare qui. Ok. Quindi sarà ancora più complicato, Sì! Alessiona. Già, a noi ci piacciono i giochi complicati. Un piccione! Possiamo interagire con... Col No, non piccione? ce n'è. Lì mi sa che cadiamo malamente di Dici? sotto, Poi che ne so, magari ci possiamo arrampicare. Forse Qua, andiamo da questi possiamo piccioni. usare... Posso provare, tipo, a premere la barra? No, no, è un punta e No? clicca perché è un gioco per il telefono, quindi non dovresti usare i tasti del computer, giustamente. Qua si rompe palesemente, qui a destra, quindi passiamo di qua. E qui non si vede. Adesso forse devi... Ah no, invece è una cacca di No, piccione. qui non riesce ad andare, eh. Andiamo da di qua. Ah, vedi, fa tutto da sola quel comodo. Allora, devo dire, non ho capito il bene la scelta della produzione di questo gioco di mettere un prequel del prequel, quindi un gioco effettivamente, cioè, proprio essenziale. Guarda che c'è sta morta. Ah, come collezionabili ci stanno i mostri del primo, quindi... Quindi, comunque, tu devi giocare prima gli altri. Per capire bene anche questo gioco, naturalmente. Però, non, ripeto, non capisco bene la scelta di metterlo come gioco del cellulare. Non ho fatto in tempo. E di non fare, ad esempio, una versione per PC. Forse perché ci si spende meno tempo per fare le versioni per il E forse cellulare. anche meno soldi. Mi Ok. sa che la di far correre un po' di più, se no ci casca un altro barile. No, non credo, se no come facciamo ad arrampicarci qua? Adesso cercheremo di capire bene gli Anche indizi. questo titolo, no? Very Little Night, perché... Davvero dei piccoli incubi, cioè nel senso... Ah, nel senso letterale Nel senso proprio. letterale del termine, credo che intendano questo. Qua posso andare? Cioè, per forza devo andare qua. Qui sotto. Forse intendono... Sicuramente ci possiamo arrampicare qua come facciamo nel gioco, sì. Ok, adesso possiamo andare di qua. E quindi non lo so. Forse Very Little Nightmares perché è un concetto ancora. Cioè, che magari lei è più piccola qui. Cioè, prima, ovvero prima degli incubi veri e propri ci stanno questi altri incubi. Non lo so. E stiamo facendo delle supposizioni che sicuramente non c'entreranno niente. Ma. No, 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 prendi questo bastone, ce la fai a prenderlo? Ok. Tutto ciò serve per andare qua a scendere, però io prima di andare lì a scendere voglio andare a vedere se ci sono dei collezionabili qui sotto. E se invece la strada quella per prendere il collezionabile era sotto, lo accucchiamo. Non ho capito niente. Io E pensavo che come lì ci ci andiamo col scivolasse e andasse... Ah, ecco, buchino? adesso ci ha sbroccato la strada. L'ho vista. Adesso possiamo camminare dopo su quel coso. Addirittura quasi più complicato. No. Le musiche sempre bellissime, eh? Questo sottofondo Ansia molto... eterna. Sì. Che brava, Six. Brava, Six, cammini molto bene. Oddio, ma chi è questo cacarozzella? Carosella, ma com'è che braccia Oh, la lunghe? cartigenica anche qui. Regà, c'ha un senso la cartigenica. Ma non... Vedi, ho trovato un altro collezionabile. Guarda la cartigenica qui. La vedi?
Raga, c'è un senso, perché sennò non è possibile. Vediamo che troviamo qua. Noi stessi. Siamo noi stessi? Sembriamo noi. Questi sono gli omini. Six. Non possiamo fare altro, torniamo indietro. Ok. E scendiamo. Sì. Possiamo liberare quel bambino, magari? Stavolta ci possiamo. Serve una chiave. Ci sta dando la manina. Ma non, cioè, non ci possiamo fare niente con la sua mano. Dobbiamo proseguire e trovare questa chiave. Premiamo the button. The bottone. Comunque sembra carino anche questo gioco. Sì, pensavo che era fatto peggio. Sì, anch'io. Invece, di nuovo, graficamente eccellente. Ecco la chiave. Spero che non ci sepiano. Che non ci sepiano. Che non ci prendano colpi. O infarti particolarmente strani. Perché non mi fa salire? Aprire l'anta? Ecco. Ah, qua. Ok. Fortunatamente i giochi precedenti ci hanno fatto diventare intelligenti su queste cose. Le ultime parole famose. Eccolo! Rimani lì! Mamma, che brutti. Pure questi sono brutti. Questo è un parente delle braccia lunghe, perché è gambe lunghe che poi a posto di piedi c'ha le braccia. C'ha sia le gambe che le braccia lunghe. C'ha le gambe particolarmente lunghe. Che brutto. Oh, mamma mia. Vabbè, sarà un parente. A volte i parenti ci si assomigliano ai parenti. Vediamo questo io. Non c'era nei quadri, mi sa. No. No, questo signore. Se lo sono inventato dopo. Sicuramente se lo sono inventato dopo, oppure semplicemente non fa parte della famiglia. Dalla famiglia Allegra, dalla famiglia. Ah, oh, guarda quello che fai! Vabbè, guardare anche i nostri spettatori. Non fuggire! No, balordo. Balordo, che non sei altro. E dove è andato? Magari ci ha aperto la porta, è riuscito ad aprirla. Ah, eccola! La puerta. Pigli. Oh! Oh! Violenza! Ho spintonato. I nomini! Ragazzi, abbiamo scoperto che questi si chiamano nomini. Noi li abbiamo sempre chiamati omini, ma stavamo là e alla fine nomini il nome ce l'ha. Nomini li chiamavamo. Io veramente li chiamavo omini. Lo seguiamo. Senza indugio. Cos'è? Cappello? Non so se quella porta si apriva, se salivi, sai. Come per io? C'erano tutti il carrello davanti. Però c'erano dei cosini che sembravano salire. Vabbè, cioè non ci vogliamo provare. Ci proviamo. Corri, Six, corri. Ok. E già i primi intrippi cominciano a esserci. Dai, qui. O tiriamo prima la leva. No, non dobbiamo tirare la leva, sennò si rimette il carrello qua e non possiamo ripassare, ma così. Ah no, invece dobbiamo sbrigarci a salire, capito? Tirare, salire velocemente, più veloce della luce. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ed entrare in questo buco. Nel buchino. È cambiata la colonna sonora, eh? Perché ci stanno. Ci rista l'occhio. Oddio. C'è sta l'occhio malocchio. Perché mi fa venire qui su? Ah, perché forse da qua mi posso buttare di sotto? No, è inutile stare qua, è solo per farti vedere. Allora, penso che questo sia il momento opportuno. Anche questo. Vai! No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Un altro occhio. Però questo è pure più veloce. Dici saliamo. Vuoi scommettere, qua c'è un collezionabile. Sono abbastanza convinta. Però non ce la fa, ma arriva qua però. Ma sente no. Allora. I nomini! Seguiamoli. Di solito. Ah! Forse ecco, questo c'è l'occhio sopra, blocca l'occhio. Come dici tu? Ok. Cioè, più che bloccarlo mi pare che abbia acceso, però vabbè. Qua non c'è niente, vero? C'è un buchino nel muro. Eccolo, un altro collezionabile. Qui. Yes. Senti il rumore dei nomini. Poverini.
Ragazzi, naturalmente ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se vi piacciono i nostri contenuti, di lasciare un bel mi piace e un commento. Esatto, e di andare a vedere se vi interessa questo tipo di gioco i nostri altri video che abbiamo fatto su Little Nightmares 1 e 2. Perché oltre a grandi spaventi vi farete anche grandi risate. Sì, esatto, con noi c'è sempre da ridere oltre che da vedere contenuti. Sappiamo rendere divertenti anche la cosa più horror che esista a questo mondo. Non prendiamo nulla sul serio, come si suol dire, cioè, a parte i giochi proprio, però ci sta sempre la risata, dai. Comunque, detto ciò, non è che questo occhio sotto adesso sia fermato, no, continua a sbarallare di qua e di là, quindi attualmente pare che non ci possiamo andare. Anche perché qua c'è un altro occhio ancora, Vedi qui, però? Sani! Ah, tocca fare in fretta in fretta. Sani. C'è sempre sta sciarpa. Che è sta sciarpetta? Ma è una sciarpa, ma no, è un bastone. Che ce devo fare col bastone? Serve vicino a dove... Ah, aspetta! Ah, per spingere il mazzo? Ah, ho capito! Ho capito! Adesso abbiamo un altro blocco dove nasconderci e quindi è diventato più fattibile. Sì, ho capito, ma che c'è? Va a spranga! Sì, vabbè, ma infatti Fast X è potentissima e lo sappiamo, fa cose molto peggio di questa. Silenzio. Questo va più lento, ma ciò non significa che sia meglio. Qui dietro. Andiamo, tocca per scendere il coso e tornare indietro. Aspettiamo. Ok. Adesso dobbiamo riuscire ad andare fino a qua. Come facciamo? Che là c'è via? Come facciamo? Sto Cioè, ti prego, pazza! Sono suicidata! Ma lo ti poteva rimettere là! Infatti! Aspetta. Ok. Mo se morimo mi incazzo male, No, devi salire là! Stai calma. Tutto a posto. Dove devo salire? Qui? Sì, okay, mobili. Okay, ok, perfetto. Sali. Dove vai? Bambina? A me il Six già mi sta sul cavolo. Non voglio fare spoiler, anche se voi state guardando questo gioco andate a vedere prima quell'altri, perché molte cose se no non le capite. Mi sta sul cavolo questa bambina. Comunque tutto ciò l'abbiamo fatto per fare cosa? Per scendere là. Per scendere qua, che teoricamente c'è questa stanza qui sotto, ora voi non vedrete probabilmente il cursore. Vedrete, sicuramente, sono sicura. Però. Aspetta, oh! Tocca stare attenti alla luce qua però, Eh sì, vabbè, stava di là. Una volta che avresti fatto vabbè, giusto. Ormai ho l'ansia. Corri, Six. Mamma mia. Non sapevo che ci avrebbe fatto sbroccare sto gioco. Sì, quello è... Stanno a fiori i fiori, sì. I fiori. Sta pulito in terra. Ma pure questo ci acchiapperà in continuazione. Sembra anche lui un dottore. Sì. Uno scienziato pazzo più che un dottore. Allora, qua cosa dovremmo fare? Comunque lo vedi che sta sulla carrozzella? Sì, sta sulla carrozzella. Via. Piano, Six, non fa troppo. Che cacciare un pochino nel muro, sbaglio? No, non è... No, naturalmente noi dobbiamo andare sempre dove sta... Che è? A neve? Sale, pensavo. Sale? Però c'è la pala. E che vuol dire? E che ne so che ti spali il sale solitamente. Sì, per metterlo nei sacchi. E c'è una manovella, Gio. Eccola. La fatidica manovella, che è uno dei simboli di questo gioco. Vai a prendere la manovella. Andiamo dentro sto sale che esce fuori. Te pareva. Questi sono i gnomini.
Vuoi scommettere che gli dica fa il percorso giusto? Mannaggia, un sano come un pescato. No, 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 vai di qua. Di qua! Mannaggia, vedi. Posso fare qualcosa? Ah, che mi sa quasi di buttare sopra la vita. Proprio con tosse questi creators. Cerchiamo di capire. Vogliamo di dire prima morte. Magari gira, gira, andiamo. Riusciamo a prenderla. Vabbè, tra 10 minuti vi faremo vedere come si messa la mano del cavo. O forse un'altra che è andata qua, salita di qua, fai gira, chiappi. No, no, al contrario. Con te, ma non ha senso neanche che se io vado di qua questa non scappa. Eh no, perché la prendi da sopra, no? Mannaggia i nomini maledetti. Mi siete stati tanto simpatici fino a mo. Fino a mo mi stavano simpatici, mo mi stanno a cominciare a far girare un po' i cocomeri. Via. Vamos! Continuiamo la nostra esperienza con questo gioco. Comunque, se non avete visto gli altri giochi, interrompete la visione perché potremmo fare degli spoiler parlando. Sì, sì. Andatevi a vedere prima quegli altri. Spoiler alerts. Allora, questo penso ci potevamo camminare sopra. Però fammi vedere se c'è qualcosa che può aiutare. Le piattaforme, brava. Sì, anche su, anche se c'è questo coso che ti fa come ipotizzare che tu ti possa arrampicare qui. Capito? Vabbè, proviamo così a salire. Vediamo che fa. Apri la porta che si chiuderà quando noi ci muoveremo. Un grande classico. Possiamo salire sopra sopra, però. Dobbiamo buttare qualcosa di sotto. Sicuramente. Ma come facciamo a buttare qualcosa di sotto? Quando non utilizzi le cose che ti vengono messe, cominci a chiederti dubbi sul perché le stai usando. Ah, ok, ho capito tutto. Capito come dobbiamo fare, Giorgia? Mm-hmm. Ma qua c'è un buco, sì. Yeah, abbiamo trovato un'altra stanzina. Vediamo un po' cosa c'è. Guarda questi che stanno là. Stanno a fare il bagno termale. La Pasqua stanno. Cosa c'è qui dentro? Il cacciatore. Sì. Maledetto cacciatore, ce lo ricordiamo molto bene. Anche se volete vedere tutti questi boss che sono richiami in questo gioco, se vedete, se andate a vedere i nostri gameplay, ci sono tutti. Quello se casca giù, vabbè. No, non deve cadere giù. Perché se cade giù qua non possiamo portarcelo di là. Invece così è fatto apposta che lui si dovrebbe essere incastrato qui, ma col cavolo che si è incastrato là. Fammi vedere. Vedi? Cioè, questi cosi dovevano servire a qualcosa. Infatti. C'è sempre una cosa che ti fa venire voglia di uccidere questo gioco malamente. Vai, vai. Spingi questo barilotto. Ok, il rumore che ho sentito mi è piaciuto. Almeno il rumore. Adesso vediamo la visione. Si è incastrato, quindi adesso dobbiamo girarlo. Cadrà, noi lo spingeremo. Vabbè, però ci siamo arrivate, eh? Piano piano. Ecco qua. Un quarto d'ora, buono. Dopo, no, 4-5 secondi, subito ci siamo. Ecco qua, questo se lava. Questo è come... Ma questo come famo a passare questo tizio qua? Sicuramente ci vedrà prima di subito. Sicuro. Eccolo. Dobbiamo correre? No, ah, c'è proprio investito. Ho investito con la carrozzella. Forse lo dobbiamo fare. Noi qua sotto ci passiamo. Magari lo dobbiamo far castrare là. Qua sotto dove? Sotto quei tubi. Ah, dici? Proviamo a passare prima qua, eh. Vedi, lei ci passa, quindi lo facciamo incastrare. Venga, signore. Si incastri un attimo qui. È tutto a posto, eh. Ah no, oh, ci ha fregato. Fai il giro, fai il giro. Rigira da qua a sinistra, magari. Ma non posso andare. Okay. Di nuovo, un pezzo complicato, stranamente. Dobbiamo capire come pagare. Ah, ho capito. Ho capito, Giorgita. Guardami, eh. Cioè, vieni da ballerino. Corri, Six, non ti fermare mai. Sali, 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 sali. Mamma mia, che sono i capelli si tiene, perché non ce l'ha lui. Una sciocca per te. Oddio, scherzavo. Maledetto.
Ma non ci vede? Mi cerca così? Non ci vede? Ma c'era pure lui la maschera di carne. Ah! Te la... Ah, riproviamo. Sali, sali. Fermare mai. Mannaggia sto vecchio bagucco. Nulla contro le persone anziane, ma questo è proprio bagucco. Senti, proviamo a fuggire, magari prima o poi... Se stufa, decide sul campo. È l'unica soluzione, qualsiasi altra cosa famo, sbagliamo. Sono andato via. Qua perché stavamo a pensare troppo complicato, come al solito. Noi la dobbiamo scioccare i capelli, Niente, tu sei convinta che cosa se è caduta sarà caduta per un motivo. Non è che facciano rumore i capelli se cadono. Per lui ha fatto rumore perché gli hai toccato una cosa. Ah, non dobbiamo camminare su quelle rotte. Già. Guarda, guarda, non sanno proprio come rompere le balls. E lui come fa a passarci con la carrozzella? Infatti, come fa? Perché sarebbe sprofondato. Poi si è volatilizzato proprio. Ho sentito rumore di nomini, sì. Eccolo, sta qui sopra dentro la vaschettina. Incluso. No, non posso salire da qua. Questa mi sembra la stanza dove stava la professoressa. Ti ricordi? Ti ricordate? No, perché ci ha seguito? Allora, posso salire qui sul tavolo? Sì, posso salire. Ma che è sto coso ficcato dentro? Ah, sti cassetti! Questi cassetti, sì, signori. Ah no, sta piantato su... Sì, sta sopra un piedistallo. Pensavo che stava incastrato nel cassetto all'inizio. No, no. Qua ci sono gli occhi dappertutto. Comunque, scatole con sopra gli occhi. Come sempre. Come se li sperissero. Madonna. Oddio, è morto! Oddio, si è incastrato nel terreno. È andato. No, lo dovevamo aiutare. Come ha fatto a infilarsi dentro la mattonella? Perché sono tutte rotte. Perché vedi, di sotto c'è tutta un'altra cosa, Magari dobbiamo andare anche di sotto. Prima siamo morte. No, ci dobbiamo andare sicuro. Vai. Non lo posso prendere? Devo andare di là? Che? Cos'era? Ah, ecco, vedi. E poi... perché mi ha cassaccata la cassa dell'ognomino. Io pensavo comunque con l'ognomino ci si potesse interagire ancora, Sì, perché di solito gli altri giochi quando stavano così fermi... Ecco, ce n'era un altro. Ecco, io mi metto di qua e poi dopo andiamo tutti a 3D. Ecco. Ok. Tutto secondo logica. Dobbiamo seguirmi, sì, stavo vedendo se c'era qualche collezionabile lì, ma non mi fa non andare. Non credo si possa passare. Ha capito, do canna. Dove sono nati? Io clicco dappertutto, forse è qui. Ritorniamo dietro. La cassaforte. Apri, no, vedi se c'è qualcosa. Niente. Collezionabile. Io devo ancora capire l'ambientazione, comunque. Cioè, secondo te, Giorgia, dove siamo? Ora è figo l'audio che abbiamo nelle cuffie, che sentiamo sia a destra che a sinistra. Probabilmente se vi mettete le cuffie lo sentite anche voi così. Beh, guarda, ti devo dire che l'ambientazione mi ricorda molto il 2, quando stavamo nella città. Più che la nave. Dici? Sì. No, la nave non è. Quello non lo... Quello non lo... Qua dentro? Sì. Allora, la nave non credo che sia neanche io, ma non credo neanche che sia proprio... Ah, la torcia! La torcia e la scarpetta. Anche le scarpe su questo gioco sono sempre presenti. Vamos avanti! Dove andremo? In una scatola. Mo ci spedisce per posta. Spedisco Amazon, via! Ecco qua. Tutto secondo i piani. Erano i piani. Esatto, come erano i piani. Dove stiamo andando? Comunque, noi ridiamo e scherziamo, ma qua sembra davvero che vengano spediti i bambini per posta. Già. Perché c'è anche l'occhio sopra i pacchi che contengono queste cose. Deve andare lì. Quindi può darsi che sia il prima di tutto davvero. Però lei, nel primo, cioè nel secondo gioco, che sarebbe il prequel del primo, inizia con lei che è stata catturata dal cacciatore Six. E quindi questo finirà con lei che è catturata. Quindi teoricamente non dovrebbe c'entrare nulla con...
cioè questo posto, dico, con... perché no? Ok. Con le spedizioni sulla nave, almeno che lei non riesce a fuggire da Sverde. Detto, perché comunque lei è sempre una bambina e tutto è centrato su spedire e mangiare i bambini, quindi... Sì, infatti, anche quello è verissimo. Vorrei andare prima di qua, se mi ci fa andare, perché... ci stanno un sacco di buchi, qua ci siamo venuti. Però lei è corsa verso di qua. Magari dobbiamo interagire con qualcosa? Tipo qua, si può salire? No, è uscito qualcosa dalla scatola, ho visto male. Raga, io ho visto qualcosa uscire dalla scatola, eccolo. Ma forse era un omino, non era una persona. Ah, un omino, sì. Come scendo? Ok, via. Vediamo chi ci sta qui. Che uscirà? Che cos'è, oh? Ah, l'impiccato. L'impiccato, sì. Ma porta anche un reggiseno. Quindi è un'impiccata? Ah no, è un papillon, credo. Non credo sia un reggiseno. È un papillon. Ah, molto importante questa informazione che ci dà, però, perché l'impiccato, come avevamo presupposto noi, è un personaggio importante. Ripeto, una volta che avremo finito questo gioco, abbiamo scoperto che ci sono anche dei fumetti che contengono sempre qualche informazione interessante, che leggeremo insieme a voi, le parti almeno più importanti, e poi faremo un video dove spiegheremo tutta la storia di questo gioco, o almeno quello che noi abbiamo capito. Quello che noi presupponiamo. Quello che presupponiamo e quello che comunque troviamo anche sul web come informazioni per cercare di rendere il video più completo possibile. Sopra c'era qualcosa, ma penso che si entri da lì qua. Sì, esatto. Ok.